2012, il lancio della Mazda CX-5, il SUV di Hiroshima che presenta per la prima volta il design code Slow Motion e la tecnologia SkyActiv. 2017, la nuova CX-5 che porta ben 698 modifiche rispetto al modello precedente. Alle mie spalle la Model Year 2022 che ha affinato, migliorato e completato ulteriori modifiche di un modello vincente. Esteticamente ciò che cambia realmente è il frontale, che è stato completamente ridisegnato, così come il paraurti, la calandra sempre possente con questi elementi tridimensionali che sembrano galleggiare in superficie. La parte bassa, la cornice che si estende verso i fari, adesso ha una forma più bombata, tridimensionale anziché lineare, così come sono stati rivisti la firma luminosa a LED dei gruppi ottici in tecnologia full LED matrix. Il profilo resta ovviamente invariato, se non che qui l'allestimento Signature che ha tutto in tinta, sia la parte bassa che i passaruota, in tinta con la carrozzeria in questa colorazione Solo Red Crystal, uno dei rossi più belli al mondo. Poi ovviamente le dimensioni restano le stesse, 4,57 per la lunghezza, 184 la larghezza, 168 l'altezza. Imponenti sono i cerchi in lega da 19 pollici, sono gommati da 225/55 sempre nel design Signature. Poi ci spostiamo direttamente al posteriore, dove vediamo anche qui un nuovo design. Sono stati ridisegnati i gruppi ottici posteriori sempre in tecnologia LED in questa forma un po' più tridimensionale. Capacità del bagagliaio 550 litri espandibile a 1620, basta abbattere gli schienali, stemma Karakuri, quindi stemma a leve che automaticamente abbatte gli schienali, così come diviso in 40-20-40 anche con la leva qui centrale, molto molto comodo. Poi nuovo sistema dei ripiani diviso in due parti, è possibile avere quindi una soglia di carico in linea per poter caricare meglio i bagagli voluminosi, così come c'è in linea anche qui, non c'è nessuno sbalzo con lo schienale. Poi ovviamente è rimovibile, al di sotto abbiamo ulteriore spazio per riporre sia oggetti che le varie utilities. E poi sul lato destro qui abbiamo una presa da 12 volt. Dinanzi al volante della Mazda CX-5 2022 non vi sono particolari aggiornamenti all'interno dell'abitacolo, infatti il volante è quello che ben conosciamo, composto da terrazze ottima e la qualità è una vettura premium, lo sappiamo. Qui sulla parte sinistra è possibile gestire la parte multimediale, così come poter consultare il computer di bordo tramite il tasto info e poi l'attivazione e disattivazione tramite connessione Bluetooth per le chiamate, poi assistente vocale che andrebbe un po' aggiornato perché ovviamente gli sistemi smartphone sono molto più avanzati. Poi abbiamo sulla parte destra la possibilità di poter attivare il cruise control tipo adattivo e il limitatore di velocità. Quadro strumenti tipo ibrido, composto da una parte analogica così come il contagiri, temperatura motore e autonomia carburante, poi il schermo TFT da 7 pollici, ovviamente fornisce tutte le informazioni, così come anche la visualizzazione di sistemi ADAS di secondo livello. Per quanto riguarda la plancia, ovviamente resta quello il design, però ovviamente in questo allestimento Signature abbiamo gli inserti in legno, diciamo è un allestimento un po' più ricco, un po' più da lusso, che va a impreziosire l'abitacolo. Ottimo sempre i materiali morbidi, ottimamente qualità. Monitor da 10,25 pollici, resta invariato nelle dimensioni dell'ultimo aggiornamento, molto interessante per quanto riguarda la visualizzazione, specialmente delle telecamere a 360, ottima la risoluzione, però il menu ormai è un pelino datato, andrebbe un po' aggiornato anche sotto l'aspetto grafico e dell'utilizzo durante la guida. Menu sotto menu non sono molto molto rapidi. Come si gestisce? Noi siamo di tipo touchscreen tramite l'HMI Commander, posto qui sul tunnel centrale, che personalmente mi trovo molto bene, comodo,
una questione anche di abitudine, dove vi sono i tasti diretti e poi la cambia di comando, questa rotella, si può andare dove si desidera all'interno del menu. Quali sono gli aggiornamenti reali all'interno dell'abitacolo? Se non la possibilità di poter ricaricare lo smartphone tramite ricarica wireless qui dinanzi. Poi abbiamo una presa da 12 volt e interessante poi questo allestimento molto ricco, che è possibile riscaldare il volante così come le poltrone e anche ventilarle ovviamente quando fa caldo. Climatizzatore bizona, cambio automatico a 6 rapporti, poi abbiamo l'HMI Commander, freno di stazionamento automatico con auto hold e due vani porta bibite, così come un bracciolo centrale abbastanza capiente con due prese USB e una presa da 12 volt. Sedili in pelle nappa brown, ottima è la qualità, veramente si sente al tatto, tanto spazio a bordo, vani, portoggetti e portabibite anche sulle portiere, così come ampio cassetto lato passeggero. Quale sarebbe la mia CX-5 ideale? Beh, magari con il volante della CX-30 che mi piace di più, così come anche la formazione dell'HMI Commander, che trovo quella della CX-30 un po' più nuova e anche un po' più facile da utilizzare. Ecco l'abitacolo visto da fuori della Mazda CX-5, ovviamente tanto spazio a bordo, bellissimo il design, così come delle poltrone in questa pelle nappa brown di questo allestimento. Vediamo lo spazio anche per i passeggeri posteriori. Sedile regolato per la mia altezza, 1,73, tanto spazio per le gambe. Poi abbiamo bocchette per la climatizzazione dei passeggeri posteriori, bellissime sono le poltrone, ottima è la qualità. E poi qui al centro vi è ulteriore spazio, vani portabibili, riscaldamento dei sedili posteriori, così come qui al di sotto si può riporre i propri device con due prese USB. Benvenuti a bordo della Mazda CX-5 Model Year 2022. Come abbiamo visto, alcuni aggiornamenti vi sono stati esteticamente e internamente, alcune soluzioni interessanti, così come anche ovviamente tutto ciò che riguarda la guida è stato ancora più migliorato, ricordando che qui vi è la filosofia umanocentrica, quindi tutto portata del conducente, il conducente al centro di tutto, quindi a bordo di questa vettura, proprio per stare a proprio agio, così come si può parlare già del concetto Jinbei Itai, essere tutt'uno cavallo cavaliere, quindi tutt'uno con la vettura in questo caso. Ciò che possiamo aggiungere rispetto ai modelli precedenti è che comunque questo è un motore diesel che ha un rapporto di compressione bassissimo. Questo ovviamente va a favore di tutta una serie di logiche che vanno a ridurre anche un po' l'usura del motore, minore compressione, quindi una minor pressione, ovviamente questo comporta una serie di vantaggi anche sotto il profilo di emissioni, vantaggi che poi ovviamente minor consumo di carburante e anche maggiori prestazioni, maggiori performance. Infatti una grande coppia, abbiamo 445 Nm di coppia già pronti a 2000 giri per una potenza massima di 184 cavalli sprigionati a 6000 giri. Chiaro che su una vettura che pesa circa 1689 kg all'incirca, non è una vettura che ha una grande accelerazione, un grande sprint, ma una buona progressione. Comunque l'accelerazione è un 0-100 in 9,6 secondi per una velocità massima di 208 km/h, valori più che sufficienti a bordo del SUV di Hiroshima, così anche un valore che va più che bene per un utilizzo in città come per uscite fuori porta. E questo motore ovviamente soddisfa perché è un diesel che dichiara un consumo medio di 6,6 litri per 100 km, che è un consumo più che buono a bordo di questa vettura, anche se personalmente non sono riuscito a scendere al di sotto dei 7,2 litri per 100 km, che è ancora più che valido, calcolando che la vettura non è mai stata guidata proprio a risparmio di carburante, quindi anche per andare a valutare un po' le performance, quindi qualche volta si è andato anche un po' a spingere forte sul pedale dell'acceleratore. Di certo i consumi non sono realmente entusiasmanti, magari abbinandolo a un sistema di tipo ibrido si potrà sicuramente ottenere un risultato migliore. Facendo giusto una parentesi, si è fatto molto lavoro sull'insonorizzazione dell'abitacolo. Questo ha consentito quindi di abbattere ulteriormente quei suoni fastidiosi che si avvertono, quelle vibrazioni. Grande lavoro si è fatto, infatti all'alta velocità la vettura è un abitacolo abbastanza silenzioso, eccetto il motore diesel, però aiuta un po' meno a riscontrare questa silenziosità, specie alle basse velocità dove lo si avverte. Sicuramente posso anticipare che la CX-5 è una vettura ideale per lunghi viaggi, una vettura comoda per la famiglia,
tanto spazio a bordo e soprattutto per una guida in relax confortevole, perché dinamicamente si comporta molto bene su dossi e pavé, le sospensioni sono molto ben tarate, non si avverte a bordo, non si ha quell'urto che a volte è fastidioso, anzi anche dossi importanti li assorbe molto molto bene, però durante la fase dinamica è una vettura che l'apprezza un po' meno, un po' data dall'altezza, un po' data dalla mole, un po' dalla taratura delle sospensioni, è un po' cedevole sia per quanto riguarda il rollio, un po' di beccheggio e così via. E non vi sono delle modalità di guida da selezionare se non in base a come acceleriamo, ovviamente la vettura riesce ad adattarsi rapidamente. Quindi una guida più votata a relax. Adesso vediamo come si comporta in accelerazione. Si è attivato il kick down, ottimo questo proprio doppio turbo compressore sequenziale come lavora, aggiunto una velocità elevata in brevissimo tempo, ottima è la progressione. Adesso vediamo anche come si comporta in curva. Sì, ottima la tenuta di strada, però ecco, tende ovviamente a coricarsi, c'è trasferimento di carico. Vediamo in questo cambio di direzione, buona la progressione. Adesso vediamo anche in frenata come si comporta, la frenata forte. Bene, allora, traendo un poco come è andata questa prova dinamica, è un po' quello che avevo anticipato. Sostanzialmente vi è tenuta di strada, vi è sicurezza, però il trasferimento di carico c'è. Se si esagera molto, interviene molto il sistema ovviamente di trazione integrale, cerca di non far slittare le ruote anteriori, lavora molto bene il posteriore per cercare di evitare momenti ancora più problematici durante la guida, così come il sistema G-Vec Touring Control Plus, che cerca di applicare quella leggera forza frenante per poter andare un po' a rimediare tutte quelle forze dinamiche come sono il rollio, l'imbardata e il beccheggio, però ovviamente se si forza troppo la si va a mettere in difficoltà. La vettura che si comporta bene, ma sicuramente non è per un utilizzo sportivo. In questo caso la taratura di sospensione sono un bel po' morbide e non è sicuramente il suo terreno di gioco andare nella direzione della sportività, ma quello che deve funzionare a bordo della CX5 è proprio avere una guida di totale relax e confortevole, specie per i lunghi viaggi, sicuramente lei lo dà. Ad ogni modo, il comparto tecnico delle sospensioni di tutto rispetto, uno schema MacPherson per l'anteriore e un multilink per quanto riguarda il posteriore. Il cambio automatico lavora bene a 6 rapporti, lo trovo ben regolato, i nessi sono belli, rapidi, precisi. La Mazda fa molta scuola per quanto riguarda i cambi, soprattutto su quello manuale, ma anche quando si va nella parte manuale dell'automatico, direi che i nessi sono più che validi, più che precisi, più che rapidi. Beh, ottimo risultato. Ritornando all'utilizzo quotidiano da città, sicuramente questa vettura ad usabilità di bordo è davvero eccezionale, oltre che si sta molto molto comodi durante la guida, si ha tutto sotto controllo, ottimo feedback dal volante. E poi comunque vi sono tanti di quei sistemi presenti sia per star bene all'interno dell'abitacolo, ma soprattutto della sicurezza. Infatti sistemi ADAS di secondo livello sono tutti presenti, come il cruise control di tipo adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, ovviamente citiamo alcuni quelli un po' più visibili, e il mantenimento di corsia. Quest'ultimo è leggermente un pelino in ritardo, nel senso che si va più verso la linea e poi riporta automaticamente la vettura al centro della corsia. Se fosse regolabile, sicuramente sarebbe un plus ancora di più a bordo di questa vettura. Ottima la visualizzazione della telecamera 360, ottima la risoluzione, la visualizzazione, si ha tutto sotto controllo perché le dimensioni ovviamente non sono piccole di questa vettura, 457 per la lunghezza, ma avendo tutto sotto controllo tramite telecamere e tramite sensori di parcheggio, non ho trovato nessun problema a parcheggiare. Poi comunque la visibilità dall'1.8 posteriore è buona, non è una visibilità ridotta, sì è un SUV a forma coupé, però non è così chiuso e rastremato il posteriore, quindi anche guardando bene dagli specchietti e dal posteriore si ha ottima la visibilità. Ultimo argomento è il prezzo. La Mazda CX-5 2022 parte da un prezzo di 35.300 euro fino a giungere alla nostra versione, che è in allestimento Signature, con questa bellissima colorazione Soul Red Crystal, rossi più belli al mondo. Si giungono fino a 51.250
euro. Calcolando tutti gli optional presenti e per il tipo di vettura premium, direi che è un prezzo più che interessante. Per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo test. Ciao!